di fare ste cagate. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Stamattina è stata una partenza un poco travagliata, perché io mi sono chiuso fuori di casa e avevo lasciato i guanti dentro. Ho dovuto aspettare che mi portassero le chiavi di casa. Luca ha dimenticato l'assicurazione nuova a casa. Siamo dovuti tornare a casa sua a prendere l'assicurazione. Dovevamo partire alle 9, 9 e mezza. Sono le 10 e mezza. Va bene così. Abbiamo deciso di andare sul Moncinisio. Luca è andato insieme a Francesco un anno fa. La strada non se la ricorda, perché uno aveva fatto strada a Francesco, due avevano il navigatore. Io ho guardato la strada più o meno quale può essere, ma sicuramente ci perdiamo. Quindi adesso andremo verso Torino, verso Susa. Dovremmo fare Torino e poi andare verso Susa per arrivare poi al Moncinisio. Non vi filmerò tutta la strada che faremo, perché sennò diventerà una cosa lunga, infinita. Quindi ci vedremo magari quando saremo vicino al lago, perché se non sbaglio la strada, quella bella, è prima del lago. Teoricamente ad andare sono sui 120 km, teoricamente, ma siccome noi ci perderemo ne faremo 180 ad andare e 120 magari a tornare, se riconoscerò la strada del ritorno. È la prima volta che mi capita di fare strada. Scusate per questa brusca interruzione del video, ma mi sono reso conto adesso che sera tarda, quasi mezzanotte, stavo pulendo la moto, la stavo lustrando un pochino e mi sono reso conto prima, mentre stavo editando il video, che non ho registrato nulla nel salire. Avevo stoppato la GoPro perché era trafficata un casino la strada e allora ho deciso di stopparla perché stavo andando veramente piano. Pensavo di averla riaccesa poco prima di arrivare al lago, ma non l'ho accesa. Quindi, dopo questa brusca interruzione, come ho appena detto, ci sarà una veloce escursione che abbiamo fatto io e Luca. Tra parentesi, abbiamo deciso, tra virgolette, di andare giù tutti e due, perché io volevo andare sulla montagna. Luca non voleva salire, ma voleva scendere, allora ho detto andiamo giù. Siamo andati a un certo punto, poi volevo scendere ancora un po' di più. Comunque vi lascio a voi giudicare quello che abbiamo fatto. E poi c'è un bel panorama del lago del Moncinisio. Ho cercato di riprendervi un po' di strada mentre tornavamo giù, ma ragazzi vi giuro che è una strada veramente trafficata. Prometto che ci ritornerò, perché ci ritornerò, la strada mi è piaciuta un casino, quindi torneremo al Moncinisio, non so quando ma ci torneremo. Prometto che vi porterò la strada tutta quanta, traffico o non traffico, vi porterò la strada, piuttosto velocizzerò un po' il video, così almeno non sarà troppo noioso. Questo video qua è andato così, come ho detto già prima, è partito male già dal mattino, però la giornata è stata bella perché comunque è un posto fantastico, vi consiglio di andarci. E niente ragazzi, vi lascio all'escursione, alla panoramica e al ritorno. Ciao! Siamo qui nel video oggi per prendere il nostro Questo cerca i fiori, io guardo la strada, questo cerca i fiori, ma all'avanco tra l'altro che... Perché qua mi dice di girare? Perché qua mi dice di girare? Ma anche no. Sì. Direi, no. Ma? Sì. No. Hai visto? Dove vai? Ma che idee di merda! Adesso come minimo siamo giù 20 minuti. Quello raccoglie i fiori. Perché raccoglie i fiori? Io
quasi vado su quella roccia un attimo. Wow! Che cazzo, ma cos'è? Io me la porto a casa. Mi mangio tutto stasera. Ma cos'è? Di fare ste cagate. Siamo voluti venire sotto a vedere qua com'era e adesso ci tocca risalire fino là sopra. Mannaggia il cazzo. Dio mio. Dai, dai, dai. Ragazzi, siamo a metà. Luca, che spotto. Io non respiro più. Vi giuro che magari nel video non può sembrare ripida, ma vi garantisco che non è tanto dritta. Mannaggia Cleo. Ragazzi, non ho messo la strada del... Ma porca, dove ci siamo infilati? Non ho messo la strada a salire perché abbiamo trovato solo traffico, camion e camper e siamo andati praticamente ai 10 all'ora, quindi non... È inutile che mettevo la strada perché non... Era inutile. Adesso tornando giù speriamo che non ci sia tanto traffico. Magari vi porterò la strada del Moncenisio, anche perché è veramente bella. Il pezzo francese, questo qua, non tanto. Non... La strada è larga ma è tutta rovinata. Invece il lato italiano a sto giro è molto 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 bello. Poi siamo andati a mangiare, ci siamo fatti una bella escursione. Porco giù da quanto saliva. Abbiamo mangiato, poi abbiamo trovato tipo spiaggetta. Ci siamo messi nell'erba, mamma. Ci siamo messi nell'erba, siamo stati lì mezz'oretta. Adesso stiamo ripartendo, abbiamo trovato questa stradina maledetta. Porco giù da, che era l'unica che ti portava lì, e siamo andati ai piedi del lago dove c'è la diga. Così abbiamo fatto anche un po' di enduro oggi, tanto per cambiare. Ma porca, che idea del... Questa è stata proprio un'idea del cazzo. Ragazzi, scusatemi per questo video, ma non, onestamente questa volta non so cosa ne verrà fuori, perché a parte la giornata è proprio partita male. Stamattina siamo proprio partiti malissimo. Poi siamo venuti su, abbiamo sbagliato strada, ma questo l'avevo già detto che tanto sbagliavamo strada, ma abbiamo fatto un piccolissimo errore. Una volta trovata la strada del Moncenisio, il colle del Moncenisio, abbiamo trovato un traffico della Madocina a salire. C'erano solo camion e camper. La strada a salire... A salire come a scendere, però voi sapete che io a scendere vado piano piano. È fantastica, la strada è veramente uno spettacolo. Come potete vedere l'asfalto è bello, pulito, lindo. Cioè, sono queste chiazze qua, ma non è niente. È veramente bello da andare in piega, le curve sono ampie. Hai un angolo di piega che permette di uscire, entrare veloce. È veramente bella come strada, ragazzi. Purtroppo non sono riuscito a portarvi tante curve perché, come potete vedere, è una strada veramente tanto tanto trafficata. Perché è una strada che viene aperta, mi sembra, 3 mesi all'anno.
mi sembra, perché nel periodo invernale è inaccessibile per la neve. Il problema è solo quello. Invece quando viene aperta, come potete vedere, si riempie di moto, camper, macchine, camion, tutto. Anche perché una volta che arrivi su al lago è uno spettacolo, ragazzi, è veramente bello. Veramente trafficata. Larga. Che bella veramente, porco zio. Avevo detto che il Montenegro è bello. Madonna. Penso che sia uno dei più belli, eh. Sì. Anche del tempo. Sì, sì. Lo fai più piano. Sì. Non lo devi far veloce come il tempo. Ti godi la curva. Lo fai più piano e ti godi di più la sì, curva. Sì. Mannaggia. Ragazzi, che dire? Io vi consiglio di andare sul Moncenisio perché è una strada fantastica. Non è una strada veloce, le curve le fai piano, comunque sia a scendere che a salire, però ti godi proprio la curva, è bella veramente. Dovete andare, dovete provarla per capire quanto è bella. A me è piaciuto un casino, è piaciuto anche Luca. Ripeto, Luca era già andato un anno fa insieme a Francesco, però è sempre un piacere andarci. Niente ragazzi, per questo video è tutto. Non so se vi sia piaciuto, perché onestamente, vabbè, non lo so. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per avere le notifiche di quando usciranno i miei prossimi video. Lasciate tanti like, seguitemi sui social. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!